seduta su Letture Metropolitane a Vera Gheno, sociolinguista e docente dell'Università di Firenze, nonché curatrice del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca. E Vera nel 2016 ha scritto un libro edito da Franco Cesati Editore dal titolo Guida pratica all'italiano scritto senza diventare grammar nazi. Allora, già leggere questo titolo ci fa sorgere spontanea una domanda: chi è il grammar nazi? Come lo possiamo riconoscere e evitare, magari, se ci saliamo in ascensore insieme, cerchiamo di, non lo so, stare zitti, non parlare? Ora, non è un soggetto particolarmente velenoso, però credo che ognuno di noi nel suo circolino più o meno largo di amici abbia la persona che ama riprendere e redarguire tutti gli altri in merito alla scrittura, quindi in merito a tutti gli errori che possono capitare quando si scrive in un contesto anche abbastanza informale come per esempio quello dei social. E avere una alta competenza linguistica in realtà non vuol dire dover essere pedanti per forza. La pedanteria di solito si ha quando si è a uno stadio intermedio di conoscenza di una materia, uno stadio che ci dà la tentazione di andare in giro con il ditino alzato. Poi in realtà quando cresce questa competenza ci si rende conto che tante situazioni, per esempio in ambito linguistico, non sono bianche o nere, ma sono grigie, e quindi anche tutto questo astio nei confronti dell'errore in realtà è mal riposto. Quindi ci sono delle espressioni che possono essere anche largamente accettate, magari a seconda del contesto comunicativo. Certo, sì, cioè è chiaro che a scuola è necessario dare delle regole, perché l'approccio verso la grammatica agli stadi iniziali è proprio quello di dire si dice così, non si dice colà. Poi crescendo si impara appunto che ci sono tante situazioni intermedie, per cui non lo so, si impara che a me mi in una serie di contesti si può dire, si impara che ma però, anche per quanto non ti piaccia in parola, sì, per cui anche sul sito dell'Accademia della Crusca tutte queste cose sono salvate in un certo senso, per cui ma però in certi contesti va bene. Oppure io faccio spesso l'esempio di se lo sapevo non venivo, certo, usato su WhatsApp in luogo di se l'avessi saputo non sarei venuta. Chiaro che la forma completa, quella corretta dal punto di vista della norma, su WhatsApp sarebbe strana, così strana che i miei amici forse mi scriverebbero stai bene, certo, se scrivessi tutta la frase per esteso. Certo, ma però utilizziamolo in un contesto non adeguato, però lo utilizziamo lo stesso. C'è un'altra figura che tu hai trattato nel tuo libro, che è il qualunquista linguistico. Allora, il qualunquista linguistico può essere effettivamente l'antagonista del grammar nazi? Dobbiamo evitarlo? A sua volta, sì. Beh, il qualunquista linguistico è quello che da una parte si lamenta, signora mia dove stiamo andando, più o meno, è proprio un'attitudine abbastanza comune sui social, però dall'altra parte appena venisse a sua volta ripreso su qualcosa direbbe vabbè non conta, quello che conta in fondo è il contenuto, non la forma e così via. Invece, il comunicare a prescindere basta che il messaggio arrivi, poi come arriva, se arriva un po' tutto sgarruppato non importa. Sì. Di fatto tutte le teorie della comunicazione ci insegnano che l'optimum della comunicazione si ha quando contenitore e contenuto vivono in armonia, no? Quindi certo, tutti e due gli aspetti sono abbastanza curati. Certo, nel tuo libro diciamo che ci sono degli spunti e degli strumenti per anche i nostri lettori metropolitani nel momento in cui si devono trovare a scrivere effettivamente un testo un po' più complesso, quindi magari parliamo di una tesi di laurea per gli studenti, ma anche un semplice, non lo so, un saggio, un report, qualcosa a cui magari non si è abituati. Quali possono essere gli strumenti che ci rendono un po' a metà, ci rendono consapevoli, ecco, del nostro uso linguistico senza cadere nell'essere grammar nazi o qualunquista? Allora, alla base di tutto, secondo me, c'è un'attitudine sana al dubbio. Cioè, prima di tutto, porsi dei dubbi nei confronti delle cose che essere si sanno. Essere curiosi. Sì, ma è anche una forma di... Cioè, non basta essere curiosi delle cose che non si sanno, ma anche mettere in dubbio a volte le cose che si pensano di sapere. Sì. Cioè, quando qualcuno avanza un'obiezione rispetto a quello che tu sai, non murarsi, non trincerarsi dietro al me l'ha detto mio cugino, no? Di solito c'è questa figura del mio cugino, ma essere disposti anche a... Aspetta, forse... Cioè, mi viene in mente un evento di qualche mese fa, che è stato quando in TV ai programmi meteo hanno iniziato a parlare di genocidio. Sì.
E il web è insorto perché moltissime persone hanno pensato che fosse l'ennesimo neologismo. Sì. Ora, al di là del fatto che i neologismi non sono il male, perché certo, sono segno anzi di salute linguistica e così via, ovviamente iuxta modum, quindi certo, non un'esplosione di neologismi, ma se qualcuno di questi indignados avesse controllato sul vocabolario avrebbe scoperto che è una parola che risale addirittura al 1300 e quindi come tale non è assolutamente un neologismo, è un tecnicismo, sì, per cui è possibile che non fosse noto al largo pubblico. Quindi in questo caso guardare il vocabolario era la soluzione più semplice. Quindi sicuramente i vocabolari sono uno strumento, certo, ma abbiamo anche, possiamo dire, degli strumenti che troviamo online che possiamo definire più utili rispetto magari ad altri? Ci puoi consigliare? Sicuramente una batteria di vocabolari che ci sono anche online. Sì. Uno è il nuovo De Mauro, basta digitarlo su Google, il vocabolario Treccani, il Sabatini Coletti che è ospitato dal Corriere, poi ce ne sono anche altri, però ecco, questi sono quelli diciamo riconosciuti internazionalmente anche. L'enciclopedia Treccani in toto, perché può essere altrettanto utile, e poi ci sono una miriade di altri strumenti. Mi viene in mente sempre ospitato dal Corriere, Si dice o non si dice, sì, che è un vecchio manuale di Aldo Gabrielli, però molto semplice, che dà delle risposte secche. Per chi invece vuole delle risposte più approfondite, ovviamente promuovo il servizio di consulenza dell'Accademia della Crusca, e perché qui volevo arrivare, abbiamo sì, delle risposte lunghissime, particolareggiate, che risalgono per quanto possibile alla notte dei tempi. E nel panorama di invece chi scrive sui social, quindi Twitter, Facebook, quindi questa rivalutazione della scrittura breve. Sì. E c'è a volte l'impressione che siano sempre più tollerati un certo numero di errori, di sviste grammaticali, ortografiche, e appunto che non si faccia più molta attenzione a questo tipo di forma. Come in qualità di appunto gestore anche della pagina Twitter della Crusca, o è gestrice. Vero, esatto, è vero che appunto si fa meno attenzione a questo tipo di errori, o in realtà è semplicemente un luogo comune e le persone ancora fanno attenzione a come si dovrebbe usare, ecco, la lingua. No? Secondo me occorre tenere, cioè avere presente che ormai sui social ritroviamo tutti, cioè la quantità di persone che sta sui social network in Italia in questo momento è talmente grande che viene un po' riprodotta tutta la società in tutte le sue sfaccettature. Quindi chi ha delle debolezze nelle competenze linguistiche nella sua vita 1.0 le riporta anche online, e viceversa chi ha delle competenze più strutturate, sane, eccetera, è difficile che scriva un po' con l'accento, un qual è con l'apostrofo, che sono un po' i due errori più diffusi in Italia. Da una parte questo, quindi sicuramente online si notano molti errori, perché? Da una parte la lingua dei social, cioè il modo di interagire sui social, è qualcosa di molto vicino al parlato, cioè è vero che è una forma di scritto per l'esattezza di digitato, che certo, quindi neurologicamente è diverso dallo scrivere, sì, ma interagiamo con la velocità invece del parlato, e quindi in questo senso è possibile che capitino più errori, perché esattamente come quando parlo io riformulo, mi blocco, rifaccio, certo, la frase, non c'è il tempo di rileggersi anche molto, sì, se sto chattando è difficile che io mi rilegga, no? Certo. Poi c'è il correttore ortografico che fa le sue cose, il T9 che lavora per conto suo, il testo predictive text input, cioè tutti i sistemi predittivi per l'inserimento del testo, sì, che magari ti cambiano la parola e quindi non torna tutto il discorso, stravolgono il significato della frase. Ci sono tutte le tecniche tachigrafiche, cioè quelle per scrivere veloce, tipo CMQ per comunque, sì, NN per non, ASP per aspetta, che ovviamente non sono errori ma sono sani adattamenti della lingua al mezzo. Oh, ricordiamo. No, io sono, sì, a favorissimo. Poi qual è con l'apostrofo? Sono un'altra storia. Un'altra, cioè, storia. Lì bisogna ribadire che ovviamente la lingua è un codice che funziona per convenzione. La convenzione dice che oggi po' con l'apostrofo è la forma corretta, e quindi io promulgo la convenzione. Quindi le convenzioni vanno rispettate. Sì, sì, cioè l'anarchia linguistica non ha molto senso, cioè se devo essere ribelle sarei ribelle in qualche altro contesto, non in quello linguistico. D'accordo, siamo d'accordo. È vero che come scrivi nel tuo libro,
più si legge, più le nostre conoscenze ortografiche e grammaticali migliorano. Sì. Ci fai qualche esempio di casi in cui magari non succede? Allora, leggendo si amplia prima di tutto il vocabolario, perché nessuno può pensare di leggere un vocabolario. Allora adesso imparo 10 parole nuove e sfoglio il vocabolario, non ha molto senso. Le parole si imparano leggendo e incuriosendosi delle parole che non si conoscono, no? Quindi quando si studia, questa è una regola, se uno trova una parola che non conosce deve andarla a cercare in vocabolario, perché sennò salta tutto l'impianto teorico che stai studiando. Però anche quando uno legge per diletto, se vuole aumentare le proprie competenze lessicali, l'unica è andare a vedere cosa significano le parole, al limite anche googlarle. Io sono un po'... Certo. Cioè, bisogna saperlo usare, Google, certo. però dico, nel peggiore dei casi, utile. Questo è uno. E l'altra cosa è, leggere è un esercizio per vedere gli errori ortografici. Quindi io sono un'ex lettrice forte, sì. Da adolescente ho letto tantissimo, ho letto 20 volte Il Signore degli Anelli, per dire, perché era un rituale annuale, wow. No, una cosa del genere. E io, se vedo un perché accentato male, cioè con l'accento grave invece che acuso, è come se lo vedessi in rosso fosforescente in mezzo alla pagina. Certo. Questa competenza, chi non è abituato a leggere tanto, a scansionare la pagina come stampata, la ecco l'apostrofo. Esatto, ma quello, poi magari apriamo una parentesi, non è propriamente un errore, è una cosa un po' borderline. Però ecco, la capacità di vedere gli errori sulla pagina è difficile farsela studiando. Certo. Cioè studiando per fare il correttore di bozze, per esempio. È molto più facile acquisirla appunto leggendo naturalmente, leggendo tantissimo. Un'altra domanda, nel tuo testo citi due grandi autori, Italo Calvino e Tullio De Mauro, sì. Che appunto raccontano delle vicende legate alla lingua e alla loro storia prettamente personale, quindi come si sono interessati alla lingua. Puoi farci magari darci un piccolo accenno? Allora, Calvino lo cito più volte, sì. Perché non nascondo che a livello di riflessione metalinguistica è uno dei miei autori preferiti, cioè non tanto nelle storie così quanto quando lui parla di lingua. E la prima cosa che Calvino insegna è che, io mi riferisco soprattutto a lezioni americane, e lui in lezioni americane continua a ribadire l'importanza di avere ben chiaro il piano dell'opera in mente prima di mettersi a scrivere. Sì. Quindi io ho imparato in fondo da Calvino a non odiare lo schema, la scaletta, il momento della in cui uno raccoglie i pensieri. Non scrivere in bella direttamente. Io sono una di quelle che scriveva i temi di 15 colonne direttamente in bella, perché era una grande scrittrice, tra virgolette, no? Sotto grande creatività. Però quando poi inizi a lavorare su testi professionali, il direttamente in bella non funziona più. E quindi il retropensiero è, se Calvino pensava di aver bisogno di infinite riscritture per arrivare a un certo grado di decenza, lo dice lui di se stesso, allora perché io dovrei essere più brava di lui, sì. No? In un certo senso. Mentre quindi sicuramente Lezioni Americane è un lezioni testo che è bellissimo. Consigliamo. Sì, sì, consigliamo. Sì, sì, sì. E di De Mauro, chiaramente lui ha scritto tantissimo. Però mi aveva colpita questo testo, sì, Parole dei giorni lontani. Sì, Parole dei giorni lontani, che sono dei mini racconti che raccontano della sua infanzia e adolescenza a Napoli, quindi in questa Napoli bene in cui lui è cresciuto. Sì. Ed è bello perché è l'emergere del linguista, cioè non è gli studi che lui ha fatto, ma di come fin da ragazzino lui avesse comunque un interesse particolare, una passione che si è alimentata, sì, con il, sì, tempo, sì, sì, sì. E mi aveva colpito, c'era un esempio, c'era il verbo per venire, esatto, il verbo che lui per sentiva, erano i tempi del fascismo, lui sentiva i balilla, i giovani fascisti che gridavano per Benito Mussolini e nella sua mente per Benito era un participio passato, e quindi si era ricostruito nella testa, si era fatto una paretimologia, diciamo così, per venire, questo famoso verbo per venire, sì. Solo dopo scopre che è per Benito Mussolini. Che il duce era Benito, esatto, Mussolini. Esatto. Questa è una delle curiosità proprio che scopriamo nel libro di Vera Gheno, e che veramente, sì, così ci dà degli spunti di riflessione, ma anche delle scenette ironiche. Infatti l'ultima domanda chiudiamo proprio con l'ironia. Nell'ultimo capitolo hai inserito un'appendice comica, sì. In cui praticamente evidenzi come spesso le persone possano
ma di interpretare delle frasi fatte, sì, ad esempio, dei modi di dire. Sì, sì, ci siano queste interpretazioni così, veramente creative. Sì. Ci puoi fare qualche... Ma, e allora, molti di questi esempi, non me li ricordo tutti a memoria, ma certo, sono raccolti dalla viva voce dei miei studenti, quindi non sono cose inventate. Alcune si sentono anche sui media, non lo so, ai posteri larga sentenza invece che l'ardua sentenza, oppure avere il dono dell'obliquità invece che il dono dell'ambiguità, spezzare un'arancia che è diventato proverbiale. Spezziamo un'arancia a favore di Vera Guerra. Esatto, il tallone da killer che è molto bello, una riedizione così un po' in salsa palp, oppure anche l'alto bordo è un modo di dire che viene dalle navi, che hanno quelle più grosse, quelle più opulente, hanno un bordo alto, da cui viene il modo di dire d'alto bordo, siccome non molti, soprattutto a Firenze evidentemente non c'è il mare, no? Sì. E quindi, come ben noto, non c'è il mare, e molti non hanno conoscenza di questa della cosa, e quindi ricostruiscono il modo di dire come alto borgo, perché noi abbiamo in mente i borghi sui cocuzzoli, certo, delle colline, quindi d'alto borgo qualcosa elevato, che sta in alto. Sì. Molti rimangono stupiti quando poi scoprono, anche tramite il mio corso, che invece è alto bordo, li capiscono tutto in maniera diversa. Benissimo, allora grazie a Vera Ghemo. Il libro è, facciamolo vedere, Guida pratica all'italiano scritto senza diventare grammaticisti.